Abbiamo incominciato a raccontare questa vera storia del mondo partendo da due grandi misteri. Il primo, come abbiamo perso i peli e come le donne hanno acquisito le tette. E abbiamo raccontato di questa ipotesi della Morgan nel libro L'origine della donna, secondo la quale i nostri progenitori avrebbero passato alcuni milioni di anni sul bagnasciuga, passando parecchie ore al giorno in acqua, per sfuggire alle belve e perché lungo le rive del mare e dei fiumi è più facile trovare da mangiare. E per questo avremmo perso il pelo e avremmo acquisito una serie di altre caratteristiche. E poi abbiamo parlato di come potevano essere questi nostri progenitori, non certo aggressivi come i comuni scimpanzé, perché noi in realtà siamo più simili a un gruppo particolare di scimpanzé, i bonobo, che hanno la particolarità di essere molto eccitabili sessualmente. Quando c'è un bonobo che è triste o c'è un contrasto, quello che fanno gli altri è subito far l'amore tutti assieme fino a quando non ci sono più depressi. Ecco, allora all'inizio l'umanità ci si presenta non più come fatta di guerrieri cattivissimi, ma una popolazione abbastanza pacifica. Ed è questa popolazione che compie la prima grande rivoluzione tecnologica della storia dell'umanità, che è quella dell'invenzione dell'agricoltura. L'avvento dell'agricoltura cambia radicalmente la situazione, il modo di vivere e dà una grandissima ricchezza ai nostri progenitori. Ma come è stato possibile inventare la coltivazione delle piante? È un processo molto complicato perché prima che diventi conveniente zappare, concimare, seminare, curare le piante, proteggerle soprattutto dagli animali selvatici, beh, è necessario un processo, una serie di conoscenze molto grosse. Ecco che un'ipotesi che si fa strada per spiegare come si sia arrivati a coltivare è quella del passaggio attraverso una fase di pesca organizzata. L'idea è molto semplice, il pesce è facile da catturare. Ancora oggi su molte spiagge del mondo, la mattina, quando l'alta marea si ritira, la gente va a raccogliere i pesci che sono restati intrappolati in buche sulla spiaggia. E in questa maniera si riesce a ottenere una grande quantità di cibo con uno sforzo minimo. Cacciare animali è molto più complicato e a volte anche pericoloso. Ecco, è molto facile per una popolazione dotata anche di mezzi tecnici minimi il fatto di scavare dei canali lungo un torrente, lungo un fiume e bloccare l'uscita di questi canali con sassi e ramaglie, di modo che i pesci possano entrare ma non uscire, mentre invece l'acqua possa continuare a scorrere. E quando in questo canale sono restati intrappolati alcuni pesci, bloccare l'accesso dell'acqua, svuotare completamente il canale e poi raccogliere i pesci con le mani. È un modo elementare e efficientissimo di praticare la pesca e possiamo immaginare che per attirare maggiormente i pesci in questi canali trappole, gli uomini e le donne abbiano iniziato a buttare pastura, cioè dei chicchi di qualche pianta, dei frutti, per attirare i pesci, per portarli ad andare lì a mangiare e poi restare intrappolati. Ecco che un canale poi lasciato asciugare può essere rivisitato dopo qualche mese e ci si accorge che di quelle sementi buttate per attirare i pesci, qualcuna non è stata mangiata e al contrario ha germogliato e vi si trovano delle piante cresciute quasi spontaneamente. Parliamo di un periodo nel quale l'umanità è seminomade, come accadeva per i selvaggi dell'Australia, cioè la popolazione si sposta, piccoli gruppi di 30-50 persone, si spostano ma seguono in realtà
un itinerario fisso, hanno delle tappe, si fermano là perché c'è quell'albero che dà quel tipo di frutto, dall'altra parte ci sono quegli insetti particolarmente gustosi e poi c'è quel torrente, in quel punto ci sono molti pesci o granchi, eccetera, eccetera. Quando si è iniziato a studiare come vivessero gli aborigeni dell'Australia, ci si è accorti che erano in realtà dei coltivatori, degli agricoltori, ma di un tipo molto strano, cioè lungo i loro percorsi che si ripetevano, si preoccupavano di curare le piante, si preoccupavano di spargere dei semi, sapendo che se lo avessero fatto, poi tornando dopo mesi avrebbero trovato frutti e cose da mangiare. Ecco, l'idea è che lo sviluppo iniziale di questa pesca attraverso i canali trappola e il successivo svilupparsi dell'agricoltura sia avvenuto in un contesto seminomade di questo tipo. Grazie alla conoscenza dell'agricoltura, gli esseri umani iniziano a selezionare le sementi, cioè scelgono delle piante che hanno molti chicchi oppure frutti particolarmente grossi. È una selezione naturale che dura in realtà migliaia di anni. All'inizio le spighe del grano contenevano pochissimi chicchi, oggi ne hanno decine, ma per arrivarci ci si è messo molto tempo e già i primi grossi risultati si hanno in epoca preistorica. Lo scenario, grosso modo 9-10 mila anni fa, è quello dell'inizio dello svilupparsi dell'agricoltura. Questi gruppi di esseri umani che hanno iniziato a conoscere il segreto dei semi e delle piante partono dall'Africa, sono popolazioni nere, e iniziano una seconda grande migrazione in tutto il mondo proprio perché grazie all'agricoltura riescono ad avere un boom demografico, nascono più figli e di più riescono a raggiungere l'età adulta perché c'è molto più cibo di quanto ce ne fosse prima. Ecco che queste popolazioni sono le portatrici di un'ulteriore grande rivoluzione che vede la nascita di tutta una serie di tecnologie straordinarie. È di questo periodo la scoperta della tessitura, della ceramica, dell'utilizzo raffinato di strumenti fatti con pietre, con ossi e anche la capacità, si è scoperto recentemente, di fondere alcuni metalli più morbidi. Ed è in questo periodo che nascono le prime strutture della scrittura e dell'arte, della scultura, eccetera. Cioè abbiamo già una civiltà che ha una certa maturità, non sono più dei selvaggi completi. Abbiamo una società che inizia a utilizzare delle case costruite con della paglia, con delle pietre, si iniziano ad avere i primi mattoni fatti con l'argilla, addirittura i cardini per le porte, i camini per le case. Ma la scoperta di questa civiltà è una novità relativa. Diciamo che intorno agli anni 70 ci sono alcuni gruppi di archeologi che spostano la loro attenzione dai grandi insediamenti, le grandi sepolture, si iniziano a scavare alcuni siti secondari, andare a guardare nei depositi di detriti, di immondizie, per capire come vivessero i popoli, diciamo, comuni, non i grandi generali o i grandi imperatori. E in queste ricerche viene proprio fuori questa scoperta, questa novità, cioè ci si accorge che gli insediamenti anteriori al 3000 avanti Cristo, tra appunto il 9000 e il 3000 avanti Cristo, contengono dei manufatti che sono assolutamente moderni, che richiedono una tecnologia complicata e